Intanto complimenti perché la sua squadra non ha mai mollato, quando anche sembrava essere sul punto di mollare, ha invece trovato delle risorse quasi insperate, sotto il 16 nel rammarico questo punto. Abbiamo queste clamorose variazioni, nel senso che se noi sommiamo il primo e il terzo quarto abbiamo 49-24, se non vado errato, se sommiamo il secondo e il quarto abbiamo, sommiamo il primo e il terzo, se il secondo e il quarto abbiamo 31-52. È evidente che non troviamo continuità, abbiamo dei momenti dove siamo straordinariamente in controllo della partita, del ritmo, delle scelte, e altri in cui invece siamo un po' in balia di questa passata. È evidente che dobbiamo trovare questa continuità, dobbiamo trovare maggiore capacità di perseguire gli stessi obiettivi con costanza. Invece purtroppo, soprattutto difensivamente, quando ci siamo, onestamente siamo molto difficili da attaccare. Quando noi ci muoviamo qualcosa siamo fin troppo facili da attaccare. Questo è il grande dubbio, il grande motivo che ci porta a lavorare tutti i giorni, a provare a crescere, perché poi conseguentemente l'attacco, se ha ritmo, se ha fiducia, se è suffragato dalla prestazione difensiva, trova canestri facili, trova ritmo, trova tiri buoni, eccetera. Al contrario, quando non difendiamo siamo macchinosi anche nel fare. Avete trovato tanti tiri buoni, ma avete fallito forse le conclusioni più facili. Sì, contrariamente a quanto ha fatto invece Legnano, che è stata molto cinica, che ha sbagliato i tiri difficili, ma per tutti i tiri facili che abbiamo concesso li ha segnati. E noi purtroppo abbiamo sbagliato delle situazioni agevoli, in momenti anche importanti, che avrebbero potuto magari farci fare quel piccolo sorpasso o l'aggancio prima, insomma, vivere un finale diverso. Purtroppo ancora non abbiamo questa maturità e quindi stiamo soffrendo questo punto di vista. Però oggi sicuramente rispetto a Meriglio, rispetto ad altre sfide, è stato un netto passo in avanti e quindi cercheremo di trovare proprio come punto d'appoggio questa partita per vivere meglio le prossime trasferte.